I carabinieri di Acireale, su delega della Procura distrettuale di Catania, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 soggetti accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio della sostanza stupefacente. Le indagini, iniziate nel 2021, hanno fatto emergere la struttura dell'organizzazione criminale e i ruoli degli associati, alcuni dei quali vicini al clan mafioso dell'Aldani. La metodologia utilizzata per la vendita della sostanza stupefacente, invece, si concretizzava sia nella vendita al dettaglio della cocaina, confezionandola come se fossero dei prodotti di gastronomia venduti in un bar, sia all'ingrosso ad altre organizzazioni criminali. L'indagine, inoltre, ha permesso di sequestrare in flagranza di reato 260 grammi di cocaina e 250 grammi di marijuana e di ricostruire un giro di affari di circa 380.000 euro immessi nel mercato della droga.